Questi sono i resti delle mura dell'antica Calazia. Calazia era un centro molto importante di origine osco-sabella, che poi fu conquistato dai romani e divenne una città romana, e praticamente era sull'antica Appia. Questo è il tracciato della vecchia via Appia. Qua sotto ci sono i resti di una necropoli, oltre che della città. Ci sono molti reperti, tra l'altro Maddaloni, la città qua vicino, ha istituito un museo, o almeno un embrione di museo, con molti diciamo, dei reperti che sono stati estratti dalle tombe, ma anche dai resti che sono affiorati. Diciamo che la maggior parte dei resti sono stati asportati da tombaroli, che sono quelli che fanno degli scavi più sistematici. E comunque è previsto un progetto di un parco archeologico. Un parco archeologico appunto dovrebbe dare il modo per valorizzare questa realtà che non è mai stata comunque più assolutamente considerata. Tutto questo ovviamente verrà abbattuto, distrutto completamente dalla discarica, cioè nel senso che anche se la discarica non arriverà qua, comunque ogni progetto di parco archeologico, mi sembra superfluo commentare, non avrà nessuna possibilità, cioè assolutamente. Quindi anche quelle che sono delle pianificazioni certamente a lungo termine o comunque con delle difficoltà non avranno sicuramente esito. È uno degli ultimi problemi probabilmente, ma... Perché la cava Mastroianni non è idonea ad ospitare i rifiuti? Perché la cava Mastroianni si ritrova in un'area che è quella dell'utero, che contiene circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti sversati negli anni e che comprende quest'area molte altre discariche, quale la Migliore Carolina, la cava Mastro Pietro, il sito di trasferenza, il sito di stoccaggio e ancora per di fiato. Abbiamo un'area che è veramente devastata, che doveva essere bonificata, come previsto anche da un burg della regione Campania. Quindi aggiungere questo danno al quel danno precedente significa creare la più vasta zona devastata d'Europa. Senza mezzi termini possiamo dire che questo è uno dei posti infernali che probabilmente non ha paragone nell'Europa, forse deve trovarsi qualcosa probabilmente o in Africa o in Asia. In quest'area individuata da Bertolaso sono stati mai effettuati sopralluoghi, carotaggi, analisi di vario tipo? Sì, in quest'area sono già stati fatti dei carotaggi perché per un imbroglio di particelle la Mastroianni doveva essere la cava dove bisognava sversare. Poi alla fine si è sversata la Mastro Pietro, probabilmente perché si presumeva di utilizzare la Mastro Pietro e poi passare alla Mastroianni, come effettivamente hanno intenzione di fare in questo momento. Quale alternativa a questo sito? Alternative ce ne sono. Ganapini ha recentemente scoperto che c'è una vasca nella zona di Parco Saurino che può benissimo ospitare i rifiuti di questa provincia. In più ovviamente bisogna dare impulso alla raccolta differenziata, bisogna utilizzare quelle macchine che sempre Ganapini ha scoperto ma che noi già sapevamo che esistevano, ce ne sono anche qua all'Uttaro, c'è un sistema di vagliatura e di triturazione dei rifiuti che giace da anni nell'area di stoccaggio dell'Axa, non utilizzato, abbandonato come tanti altri strumenti macchinari che sono pronti per essere usati ma che nessuno utilizza. Sono iniziate le mobilitazioni, i presidi, il volantinaggio, addirittura state pensando ad un ricorso al TAR e ad anche un intervento presso la Commissione Europea. Stiamo pensando a tutte queste cose, soprattutto stiamo cercando di allarmare la gente perché molti non conoscono questa situazione, non hanno il senso delle proporzioni del disastro, perché quest'area, pur appartenendo al Comune di Caserta, è fuori dalle mura cittadini, alcuni non hanno il senso della fuoriporta, della realtà fuoriporta e probabilmente non hanno capito anche per i depistaggi della stampa che questa è la zona che dovrà continuare ad avere i conferimenti di rifiuti.